gente di pianura, navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, nel mare abbiamo le profondità, freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore Le radici profonde del culto della Madonna di Portosalvo a Siderno affondano al 1671, anno in cui una ciurma di marinai messinesi, colta da una burrasca, invocò l'aiuto della Madonna di Portosalvo, che, con il suo miracoloso intervento, fece approdare l'imbarcazione sulle spiagge di Siderno. Qui i marinai riconoscenti eressero un piccolo luogo di culto dedicato proprio alla Santa Maria di Portosalvo, ai piedi di quella che era l'antica torre di guardia. Comincia così la toccante vicenda del culto mariano a Siderno, una devozione secolare che da sempre riunisce ed emoziona migliaia di fedeli, alla quale si affianca la vivace tradizione commerciale della fiera. A partire dal 1819, quando per decreto reale la fiera di Portosalvo venne istituita, essa si è svolta ininterrottamente nelle stesse date, i primi giorni di settembre sino all'8. Nello stesso 1819, poi, venne commissionata a dei mastri lignai di Napoli la statua della Santa Maria con il Bambino, la medesima statua che, ancora oggi, dopo circa due secoli, viene portata per le strade di Siderno nella tradizionale solenne processione. La chiesetta edificata dai marinai messinesi crebbe in fretta ed il culto della Madonna di Portosalvo, protettrice dei marittimi, che pure era festeggiata in diverse località calabresi, a Siderno divenne estremamente forte e radicato, tanto che nel 1846 anche i reali di Napoli, Ferdinando II e Maria Teresa d'Austria, passando per la città di Siderno, vollero fermarsi e portare il loro omaggio alla Madonna. Da oltre 200 anni, le celebrazioni per la Madonna di Portosalvo a Siderno si caratterizzano per due componenti fondamentali: il rito religioso e la tradizionale fiera ad esso collegata. Il rito religioso è davvero suggestivo e si divide in due toccanti momenti. Il primo è l'emozionante messa in mare della statua della Madonna, a cui segue una suggestiva regata in suo onore. L'evento, molto partecipato, si svolge al calar del sole e offre un quadro pittoresco di barchette di ogni genere, intente a seguire e rendere omaggio alla patrona della cittadina, rimarcando la tradizione marinara della sua gente. La seconda parte del rito religioso prevede invece una sentita processione lungo le principali vie della città. Nelle serate di festa, poi, è usanza partecipare alle ore di compagnia, durante le quali si prega e si canta in dialetto per la Madonna. La fiera, che si affianca alle celebrazioni religiose, gode anch'essa di una tradizione secolare. Nei tempi che furono, essa rappresentava una preziosa occasione di incontro, commercio e scambio di primizie e manufatti del territorio. Documenti attestano, fin dalle origini, la presenza di artigiani e vasai, falegnami e casciari da Serra San Bruno e numerosi commercianti provenienti dalla vallata del Torbido e dalle aree intorno Gerace. Non mancavano però mercanti di passaggio, che offrivano prodotti come patate e legumi in cambio di prodotti tipici del territorio come olio, agrumi e aligi sottosale. Le celebrazioni di quest'anno saranno però ancora più speciali, in quanto ricorre il centenario dell'incoronazione della statua della Santa Maria di Portosalvo. Infatti, era il 1923, quando, con congresso eucaristico,
la statua della patrona è stata redimita di una corona d'oro, tributata dal popolo di Siderno. Le corone, che sono due, cingono il capo della Madonna e del bambino Gesù che regge in braccio. Circa nello stesso periodo, la Madonna venne dotata delle chiavi d'oro della città, che tiene simbolicamente nella propria mano destra. In occasione del centenario, il vescovo di Locri Gerace, Monsignor Oliva, incoronerà nuovamente il Bambino Gesù e la Vergine, in ricordo di quella prima incoronazione avvenuta ormai un secolo fa. La statua della Madonna possiede anche un secondo corredo di corone, forgiate in argento, che la statua indossa nei giorni feriali. Queste corone saranno poste nuovamente sul capo della Vergine e del Gesù in occasione della festa di quest'anno, dopo circa 5 anni dal furto profano ad opera di ladri misteriosi. Inoltre, dal 2004, con l'oro donato dai fedeli è stato realizzato per la Vergine un ricco stellario in oro, che è ben visibile alle spalle della statua. In conclusione, dunque, i festeggiamenti per la Madonna di Portosalvo a Siderno custodiscono una storia secolare e preziosa, che è necessario tramandare di festa in festa. La spiritualità e il folklore che accompagnano le celebrazioni costituiscono un patrimonio culturale di inestimabile valore, che fa percepire e rende vivo l'entusiasmo e la devozione che pervadono questa festa. Madonna di Portosalvo è intimamente legata a questo territorio e non solo per la sua vocazione marinara, ma prima di tutto per la sua vocazione commerciale. Questo è il frutto di una ricerca molto, molto scrupolosa portata avanti dall'avvocato Domenico Romeo, che speriamo di pubblicare insieme ad altri scritti a brevissimo per celebrare il primo centenario dell'incoronazione della Madonna di Portosalvo. L'errore grosso che si fa è pensare che la nascita di Siderno sia legata, e della marina di Siderno, sia legata sostanzialmente a una questione di pesca. In realtà la marina di Siderno nasce come appunto propaggine dell'antico centro storico, ma per, più che altro per una vocazione marinara, cioè per il commercio via mare. Quella della pesca è una vocazione secondaria. E non a caso questi due ex voto bellissimi parlano dello stesso tema in due tempi e in due modi diversi. Quello in alto è un ex voto del 1865, parla del naufragio di uno sciabecco e dunque di uno sciabecco vocato al commercio marittimo. Il dipinto inferiore invece racconta del celeberrimo miracolo del 1958, quando questa marineria di pescatori che raccoglieva appunto pescatori di Roccella, di Siderno, di Marina di Gioiosa, forse anche qualcuno di Locri, si è imbattuto in una violenta tempesta di mare di libeccio che allontanava i pescherecci dalla costa e fu di una violenza inaudita. Che rapporto c'era tra le marinerie dei vari paesi? C'era un legame? Sicuramente sì, perché si aiutavano vicendevolmente nelle battute di pesca e quindi partivano in gruppo. E questo era determinante perché parla anche di una consorteria di pescatori che appunto si aiutavano reciprocamente. E questo fu un esempio eclatante perché molti videro nei marosi riflessa sul mare l'immagine della chiesa di Portosalvo, taluni videro la stessa immagine della patrona. E quindi su questa scia di mare calmo riuscirono a tornare indietro aiutati da altri pescherecci giunti in soccorso. Ma il rapporto col mare per Siderno è stato determinante, però sulla scia di quanto ha giustamente nucleato l'avvocato Romeo, ci tengo a sottolineare quell'aspetto determinante. La pesca è stata comunque secondaria nella vita della città. Quello che è stato fondamentale per lo sviluppo di Siderno è stato il commercio, che era già florido nel Settecento,
e che tra l'altro ha vincolato alla nascita di una nuova marina dopo il terremoto del 1783 grazie alla massiccia presenza degli amalfitani e le numerosissime famiglie di commercianti che hanno costruito qui il loro fondaco e che hanno aiutato lo sviluppo commerciando tutto, dalla seta all'olio, dalla frutta secca alle materie prime, quindi ovviamente agli alimentari, diciamo le farine, i legumi, l'arrivo della pasta dal Salernitano, cioè di conseguenza questo fittissimo sviluppo di traffici ha favorito l'esigenza di trovare, ecco, un punto per il commercio anche in occasione della festività patronale. Tant'è vero che nel 1819, con l'arrivo della statua della Madonna da Napoli, congiuntamente arrivò il decreto regio di Ferdinando IV di Borbone, in realtà a sottolineare cosa? Che già c'era una realtà festiva importante, sentita dalla popolazione, che convocava alla Marina di Siderno sicuramente gente anche dal circondario. Quando è nata la fiera di Portosalvo, ufficialmente questo è diventato un punto nodale per il commercio e per lo scambio dei prodotti locali, tant'è vero che la fiera per decreto regio, ne avete una copia dietro le spalle, il decreto regio è stato fatto per ben 5 giorni di fiera, dal 3 all'8 settembre, e questa fiera era sostanzialmente più che per la vendita, per il baratto dei prodotti. Ecco, è una delle più antiche fiere della provincia, o possiamo dire? Una delle più antiche sicuramente, è una delle più grandi, perché qui conveniva tutto il Serrese. Da Serra San Bruno arrivavano i casciari, arrivavano appunto mobili, arrivavano casse da corredo, da Fabrizia arrivavano patate, arrivavano legumi. Attraverso la strada tortuosissima dei piani della Menta scendevano fino a Mammola, da Mammola arrivavano alle marine e qui convenivano per vendere, per scambiare soprattutto prodotti, con che cosa? Con le alici sottosale, che erano un bene prezioso, l'olio, gli agrumi, soprattutto i limoni. Quindi qui c'era uno scambio massiccio e poi era la via anche degli argagnari, no? I produttori di terracotta, di tutti gli utensili necessari alla cucina, le famose tiane per cucinare, ma gli orcioli, quindi le cortare, no? Quelle che servivano per tenere l'acqua fresca. Cioè, in questa fiera vedrete poi delle foto anche molto belle del 1951. Allora, questa ad esempio sono le foto di questa mostra che abbiamo allestito e che è stata riassemblata per un'esigenza di spazio. Sono le foto della, appunto, la mostra che abbiamo realizzato per il primo centenario in coronazione, ma ci sono queste foto molto interessanti, per esempio della festa di Portosalvo per l'incoronazione, con i bellissimi archi creati con grande fantasia da Pasquale Montagna, che era un altro amalfitano stanziatosi a Siderno, e questi sono gli archi della festa. Questa è la processione del 1933, questi giù sono i riti pasquali. Questo per esempio era il palco addobbato per la festa patronale, era sì il palco che poi purtroppo fu demolito, e queste, per quanto poche, sono le foto del 1951, l'uscita della processione dalla chiesa e la fiera di Portosalvo con le donne abbigliate con la famosa saia e uipuni, che era l'abito tipico delle nostre donne, e si vedono chiaramente le famose argagne, appunto gli utensili terracotta, e qui nella piazza si vedono fino anche gli archi di illuminazioni che quell'anno vennero straordinariamente da Salerno, perché il presidente della commissione feste patronali di quell'anno era anche lui un amalfitano, mio nonno. Per cui insomma una processione del 1980, quando la Madonna attraversava la città sul camion scortata dai pescatori. Quando è che la tradizione passò a mare? 1989, la prima festa voluta da padre Giovanni Musolino, che era rimasto evidentemente colpito dalla processione a mare di Marina di Gioiosa, dalla sua partecipazione. Questa è stata la prima festa, come vedete ci sono pochissime barche, ma c'era una grande folla di gente commossa, stupefatta per l'evento. Fu un successo tale che poi Siderno non poté più rinunciare a questa nuova tradizione, per ribadire il fatto che la Madonna era appunto protettrice della gente di mare, qualsiasi mestiere nel mare essa facesse. Per cui
Il rapporto con il mare è anche testimoniato, non finirò mai di dirlo, da questi due velieri che sono arrivati con la Madonna di Porto Salvo da Napoli. Dietro di te, Giuseppe, c'è questa stampa del 1879. La Madonna è arrivata da Napoli nel 1819. Nel 1879 il parroco Sarruino fa fare la prima stampa sacra con l'immagine della Madonna, e come vedete ai piedi della statua ci sono i due velieri, per ricordare il fatto che questo scoglio sul quale la Madonna sta in piedi è un'immagine rivisitata, un'immagine fantasiosa della città con le casette ai suoi piedi, sulla quale città la Madonna stende il suo manto, ma stende ancora di più il suo manto sulla gente di mare, e quindi sui velieri che stanno ai suoi piedi. Velieri che poi si erano persi, purtroppo sono scomparsi nella seconda metà del Novecento, come vedete nelle immagini storiche che abbiamo raccolto, ma nelle immagini antiche, nella foto più antica della Madonna di Porto Salvo, che risale probabilmente agli anni 90 dell'Ottocento e che abbiamo in originale, ecco, si vede chiaramente come i velieri erano ai piedi della statua proprio per ricordare il rapporto tra la Vergine Maria e la gente di mare, dunque un legame molto forte e molto sentito. Ecco, oggi Porto Salvo rappresenta, sia dal punto di vista commerciale ma anche dal punto di vista religioso, come partecipazione, diciamo, dopo quella di Reggio, la festa più importante dell'intera provincia. Credo che sul versante ionico sicuramente, versante tirrenico non possiamo dimenticare. In termini fiduistici anche sì, la più grande. Diciamo. Credo di sì, forse diciamo se la batte con Palmi, la grande fiera che si allestisce per la festa di San Rocco, probabilmente quella di Palmi concorre con quella di Siderno al titolo di fiera più grande della provincia, ma credo che sì, della Ionica sia la fiera più grande, memore di questa vocazione antica della città, ripeto, di questa vocazione commerciale che è alla base anche della cultura di questo paese. Ma poi bisogna anche dire che la fiera di Porto Salvo vede una partecipazione massiva di persone provenienti da tutto il comprensorio della Locride. Spesso capita di incontrare amici di Monasterace piuttosto che persone provenienti da Bruzzano Zeffirio, cioè questo vuol dire che la Locride comunque confluisce a Siderno e tutti poi vengono a vedere questa immagine della Madonna di Porto Salvo, perché nella sua bellezza, che io definisco serenamente sovrumana, perché è di una bellezza sovrumana, tutti riconoscono un segno di continuità tra l'arte e il sacro e l'arte. È una bellezza che attraverso il capolavoro di questo scultore napoletano, il grande Francesco Verzella, che appunto l'ha realizzata nel 1819, è un'arte viva, è un'arte palpitante di vita, è un'arte parlante. Ed ecco perché i sidernesi, e non solo, sono così legati all'immagine della patrona. In fondo l'incoronazione del 1923 voluta dall'arciprete Raschellà andava a ufficializzare un rapporto di fede di cui niente di meno parlò alla fine dell'Ottocento lo stesso Giomo Trichilo, il grande poeta dialettale di Siderno, che disse in quest'ode meravigliosa, di cui qui abbiamo una copia anche abbastanza antica, in quest'ode meravigliosa alla Madonna di Porto Salvo, disse: «E vu di Siderni protettura siti, tutti quanti cu bui stanno appoggiati», dove protettura in realtà si riferiva non alla Marina di Siderno, ma a tutta la città. E se lo ha detto Giomo Trichilo, che era un abitante storico di Siderno, cioè un abitante del centro antico della città, evidentemente il legame con tutta la comunità sidernese, lui lo avvertiva come un legame sincero, profondo, e non certo per una fiera, ma per questo rapporto di fede che stringeva tutto il popolo di Siderno alla Vergine, ecco, di Porto Salvo. C'è un rapporto abbastanza dialettico tra religiosità, fede, diciamo, e parte tradizionale, la tradizione, la parte commerciale, che si intersecano negli anni l'uno con l'altro, senza mai a volte distinguersi l'uno dall'altro. Questo è un bene o un male? Credo che sia un bene, specialmente quando questo rapporto appunto rimane tale, cioè rimane dialettico e rimane però paritario. Il vero problema qual è? Quando purtroppo l'immagine che Siderno stessa restituisce della festa è un'immagine esclusivamente commerciale.
La fiera di Portosalvo non è una fiera così campata per aria. Vi ho appena enunciato le motivazioni storiche di questa importante kermesse. Non sono le classiche bancarelle che troviamo nelle feste patronali, ma no, una tradizione storica. Ma assolutamente, noi abbiamo vissuto momenti drammatici nella storia di questa festa. Ricordo a quanti hanno perso memoria di questo evento e ai più giovani, ricordo che la notte tra l'8 e il 9 settembre del 1985 un mortaio esploso con i fuochi d'artificio uccise due persone, ne ferì altre. L'anno successivo la festa di Portosalvo non si celebrò la festa esterna, la festa civile, si fece solo una festa religiosa perché i soldi della festa civile furono devoluti alle famiglie delle vittime. In quell'occasione, l'8 settembre, il corso era chiuso, c'era qualche bancarella, io ero un bambino di 11 anni, ma ricordo benissimo la folla che accolse l'uscita del simulacro della patrona. Anche se noi dovessimo malcapitatamente allontanarci dall'idea di celebrare la festa civile, il popolo è qui per la patrona. Poi chi viene a visitare le bancarelle è padrone di farlo quando e come vuole, anche nella fiera, nel mercato settimanale del giovedì. Portosalvo non è un mercato, la festa di Portosalvo è una testimonianza di popolo che celebra la propria patrona. E non ripeto, non solo del popolo silernese, il vero problema, ed è un problema che riguarda anche le istituzioni civili, nella gestione della festa, questa non è una festa civile, questa è una festa religiosa, nella quale entra anche la comunità civile, nella quale entrano anche le amministrazioni politiche, ma il problema è istituzionale, ma il problema non è questo, il problema è che deve essere riconosciuta nella sua dignità religiosa. E soltanto quando la dignità religiosa avrà una primazia, riconosceremo il ruolo di questa festa. Allora anche nell'organizzazione, guai se la festa di Portosalvo prendesse esclusivamente un tono laico. Questa è una festa religiosa e il popolo si riconosce in questa festa. Poi il resto è cornice. Qualora dovesse mancare la cornice, il culto alla patrona non verrebbe mai meno, comunque. Senti Gianfrancesco, per chiudere, oggi rimangono tanti anziani nel comitato, qualcuno ha provato a svecchiare, c'è tanta gente che ha una certa età, quindi con forze diciamo minori rispetto ai giovani. Sì, hanno forze minori fisiche, ma hanno una volontà e hanno una capacità di testimonianza che è basilare per questa realtà parrocchiale e cittadina, perché non ci può essere futuro senza guardare alla storia. E le persone anziane per noi sono la storia, sono la testimonianza più vera di questo culto, di questa tradizione che si perpetua nei decenni. Gli anziani sono una forza viva, avranno certamente meno forze fisiche, certo, è ovvio, è normale, è scontato, ma nella loro testimonianza c'è tutta la bellezza e la dignità di una tradizione che si perpetua nel tempo. Allora benvengano le forze giovani accanto agli anziani per un passaggio di testimone naturale. Un passaggio fisiologico che deve avvenire ed è fondamentale, perché se non ci fossero i giovani questa tradizione si potrebbe perpetuare nel tempo. Però guai ad escludere le persone anziane, guai, sono loro il fondamento della storia e loro parlano. Non posso mai dimenticare le parole di un membro storico del comitato, che mi piace ricordare perché è Mastro Raffaele Castagna, che è stato testimone nel 1958 di questi eventi legati al miracolo della Madonna di Portosalvo, alla tragedia del 29 aprile del 58. E quando parla di certe cose... È un miracolo che la Chiesa conferma. No, è un miracolo che noi affettuosamente definiamo tale. È un intervento prodigioso che il popolo attribuisce alla Madonna di Portosalvo. La Chiesa non si è mai espressa in questi termini. Ma i miracoli o comunque gli eventi prodigiosi li tocchiamo con mano tutti i giorni. Quando abbiamo esposto pochi giorni fa tutto l'oro votivo della patrona, la gente è rimasta scioccata dalla quantità dell'oro, ma dietro ogni catena, dietro ogni bracciale, dietro ogni anello c'erano lacrime, disperazione, malattie, tragedie familiari che la Madonna ha in qualche modo sciolto. E ognuno ha inteso offrire un gesto, un atto diciamo di devozione, di fede attraverso la donazione, privandosi di un oggetto d'oro. Noi dietro quell'oro non vediamo la preziosità dei 24 carati o dei 18 carati, non vediamo il quantitativo dell'oro,
vediamo abbiamo visto e sentiamo ancora le lacrime, la sofferenza di persone che hanno voluto dire grazie alla Madonna attraverso un oggetto. In questo, ecco, la comunità di Siderno si ritrova, si riconosce. Riconosce cioè una mamma che veglia sulla storia di questa città, che l'accompagna e, come ci è stato detto dai nostri genitori, tiene questo manto steso sulle nostre case, sulle nostre vite, le protegge e in qualche modo ci accompagna nel cammino della vita. Questa è Siderno, è la Siderno mariana, la Siderno cattolica che noi amiamo. Questa è la nostra festa di Porto Salvo. Francesco Raffaele Castagna, lei è decano di questa parrocchia di Maria Santissima di Porto Salvo. Qual è il suo rapporto con la Madonna di Porto Salvo? Il mio rapporto con la Madonna di Porto Salvo è bellissimo, mi sono cresciuto qua dentro, anzi nell'altra chiesa che c'era prima pure, da piccolino. E io sono devoto alla Madonna di Porto Salvo perché ho ricevuto un miracolo. Lo vuole raccontare? È un po' difficile raccontarlo. Allora ci faccia capire che cosa ha chiesto. Io ero su una scala dentro una casetta che dovevo aggiustare il tetto. Di dentro non sono riuscito a farlo. Ho preso una scala per andare di fuori. Salgo sulla scala, mi dimentico che quel travetto era rotto, metto le mani lì e giro sotto sopra a testa in giù, dentro. Ma io mi ricordo benissimo che dentro c'era la scala e io sono caduto all'impiedi sulla scala, mentre giravo a testa in giù, che poi è arrivato qualcuno di fuori che ha visto, e allora dice: vi porto all'ospedale. No, non mi ho fatto niente. Dice: come, siete girati a testa in giù? Sì, ma non mi ho fatto niente, mi tremavano solo le gambe e basta. E dopo di allora, in quel punto, ho messo una statua della Madonna di Porto Salvo in quel posto. Ed è rimasta lì? Sì. Sente, il suo rapporto con la Madonna e col mare? Col mare, il mare mi piace, non vado a fare i bagni, ma mi piace il mare. Quando ho tempo vado con mio figlio, perché mio figlio è appassionato, e mio nipote pure, a pescare qualche giorno, qualche domenica. Ecco, la tradizione attribuisce a Maria Santissima di Porto Salvo, la tradizione della fede anche, sì, questo rapporto di protezione per i marinari, per coloro che... Sì, noi abbiamo lì il quadro dove narra il miracolo dei marinai. Ecco, lo stiamo vedendo. Lei ha partecipato a tante processioni sul mare. Sì, a tante. Qual è l'emozione di quei momenti? L'emozione non so nemmeno specificarla, però dentro di me c'è qualcosa che è fuori dal normale. Lei è stato qui con quanti parroci? 4 parroci, e questo è il 5º. E quando arriva a Porto Salvo che cosa accade? Cosa si respira all'interno di questa chiesa? Io sono qui notte e giorno per vedere se anche se posso fare poco, però per vedere quello che si deve preparare e fare. Senta, se dovesse chiedere ora qualcosa alla Madonna di Porto Salvo, che cosa chiederebbe? La pace e la serenità. Enzo Caricari, che è presidente del comitato per la festa di Maria Santissima di Porto Salvo, ecco, una festa che unisce il sacro al profano, la tradizione alla fede. Sì, come hai detto tu, io ho l'onore di rappresentare un gruppo di amici che siamo il comitato Festa Patronale di Porto Salvo. A differenza degli anni precedenti, dove noi gestiamo anche il discorso civile oltre al religioso, noi adesso da un paio d'anni che gestiamo soltanto la parte religiosa, quindi
la processione, tutto quello che serve per portare la Madonna a mare, con le varie autorizzazioni che si fanno. Il nostro presidente vero e proprio è sempre il parroco. Noi sono il presidente praticamente della parte operativa, che di questo gruppo di 15 persone che giriamo intorno al parroco insieme anche al nostro vicario parrocchiale, Don Giovanni Armeni. Ecco, che cosa dovete organizzare ogni anno? Perché sembra tutto scontato, ma non è. E noi praticamente curiamo tutta la parte che riguarda, ti dico, le processioni, sia la processione a mare e sia la processione sul carro che si fa durante le vie del paese. Abbiamo con noi un gruppo di amici che sono i portatori, tra virgolette, che sono quelli che anche durante il periodo pasquale sono insieme a noi, sono quelli che ci aiutano a trasportare la Madonna, a portarla, ti dico, in barca, a preparare il discorso della barca per portarla a mare. E poi tutto quello che avviene all'interno della parrocchia, quindi qualsiasi cosa, necessità da parte dei nostri parroci hanno bisogno, loro sanno di poter contare su un gruppo di persone che da una vita che fanno parte, tra cui prima, se avete visto prima, si ha parlato anche zio Raffaele Castagna, il nostro decano proprio io faccio parte dal 1989 di questo gruppo, quindi in questi tantissimi anni abbiamo passato tantissime processioni che sono state belle, veramente ed emozionanti. Ecco, è la festa più importante di tutto il territorio Porto Salvo, quella più attrattiva, con più gente, e con tanti devoti che provengono anche da fuori, dall'estero. Sì, la nostra festa è una festa veramente mondiale, perché noi abbiamo avuto anche la fortuna adesso in questo periodo di avere la vostra emittente che trasmette quindi la novena serale. Quindi tantissima gente anche da casa riesce a seguire questa importante festa, una delle più importanti, come dicevi tu, della costa ionica, di tutto il territorio. Il significato della processione a mare, sappiamo che è arrivato in una seconda fase, 40 anni fa circa, sì. Però è un qualcosa che voi volete ogni anno? Sì, è una cosa che veramente ci fa piacere portare la Madonna a mare, perché giustamente, come qua in chiesa abbiamo il nostro quadro che rappresenta proprio il miracolo avvenuto a mare, e quindi noi abbiamo voluto negli anni 80, fine anni 80, iniziare di nuovo questa processione a mare. E tieni presente che allora avevamo il nostro presidente che era il Verteramo Damiano, che era quello che aveva la barca, quindi è stato lui che ci ha spinto poi ad andare su questa nuova avventura di portare la Madonna sul mare, sulle acque del mare, dove probabilmente risplende ancora molto di più. Diciamo che non sempre siete riusciti, per vedere le condizioni meteo. È la nostra festa effettivamente capita in un periodo un po' fine estate, quindi le condizioni meteo non ci hanno molto, tante spesso aiutato, perché poi tieni presente che bisogna fare autorizzazioni per portarla a mare, quindi abbiamo un ottimo rapporto con la capitaneria di porto, viene il RIN a fare la certificazione per l'imbarcazione. Quindi bisogna seguire tantissime cose dietro, che alla fine, quando arriviamo nel momento di andare a mare, il mare ogni tanto non ci fa andare. E l'obiettivo della nostra associazione è quello di animare la pastorale giovanile parrocchiale, ovviamente lasciandosi ispirare dalla figura della Madonna, di Maria, come madre e maestra. Lo statuto approvato da Monsignor Bregantini nel 1996 e poi rivisitato e approvato nuovamente da lui sempre nel 2005 prevede una partecipazione più attiva durante i festeggiamenti patronali in onore della Madonna di Porto Salvo. Quindi 30 anni, e quest'anno, il prossimo anno saranno 30 anni, nel 2024. Ecco, in questa festa sappiamo che un giorno tanto atteso è il giorno 7 settembre, sì. Perché poi è il giorno dove sarà la Santa Messa, la processione a mare. Vogliamo raccontare quest'anno come sarà? Sì, quest'anno eccezionalmente, proprio per il ricordo del centenario della pontificia incoronazione della Madonna di Porto Salvo, come parrocchia abbiamo voluto pensare ad un momento particolare in piazza subito dopo la celebrazione della messa, che sarà officiata da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Oliva. Questo momento, che è stato proprio organizzato dalla parrocchia in collaborazione con tante realtà associative, inizierà subito dopo la messa, e quindi la Madonna rimarrà in piazza sul palco, di modo che i fedeli possano rendere il loro omaggio alla Madonna, e poi su un lato della piazza sarà
organizzata una zeppolata offerta, diciamo, a tutti coloro i quali verranno a visitare la Madonna. E ci saranno anche dei momenti di animazione, grazie per esempio alla banda musicale che farà la sua parte. Poi ci sono i bambini e i ragazzi della parrocchia, sia dell'associazione giovanile che del gruppo della Mistagogia, e loro faranno uno spettacolo di canzoni e di balli. Poi ci saranno alcuni artisti di strada, i famosi pagliacci clandestini, che animeranno ancora la piazza. Quindi arriveranno i giganti e ci sarà un momento folcloristico, anche con il ballo della tarantella. Concluderemo con il violino e l'organo, violino e organo che serviranno per suonare dei brani in piazza. Saremo intorno alle 11:30, mezzanotte meno un quarto, e mentre saranno eseguiti questi brani con violino e organo si accenderanno i flambeau e a mezzanotte precisa, accompagnata dai fedeli e annunciata dal suono festoso delle campane, rientra la Madonna in chiesa per dare l'inizio a questo 8 settembre 2023 davvero particolare. Come sarà questo 8 settembre? L'8 settembre è sempre un giorno suggestivo ed importante per noi sidernesi. E io penso che sarà un 8 settembre sempre ricco di quell'emozione che viene dalla sidernesità pura, perché quando parliamo di Siderno non possiamo parlare della Madonna di Portosalvo, perché la Madonna di Portosalvo caratterizza la nostra Siderno e la nostra sidernesità. D'altronde nella statua che veneriamo da più di 200 anni, ai piedi della statua troviamo delle casette. Quelle casette sono le case di noi sidernesi, le prime abitazioni, i primi insediamenti. Sarà sicuramente un 8 settembre particolare per via della commemorazione del centenario dell'incoronazione della Madonna. Sarà un 8 settembre in cui con maggiore slancio grideremo Viva Maria. E quando gridiamo Viva Maria è un augurio che noi facciamo, perché ci auguriamo che davvero Maria viva nella comunità sidernese, e soprattutto è un augurio, un impegno nostro, perché se vogliamo che Maria vive e viva nella comunità sidernese, dobbiamo essere noi ad incarnare la spiritualità mariana nella vita quotidiana di tutti i giorni. Allora Maria vivrà nella comunità sidernese e allora sarà davvero Viva Maria. Don Bruno, che è il responsabile della parrocchia di Maria Santissima di Portosalvo, il parroco. Ecco, la festa di Maria Santissima di Portosalvo, che ogni anno attira centinaia, migliaia di fedeli, rappresenta per un popolo intero, quello sidernese, ma anche il popolo marinaro, una protettrice, un'ala materna di tutto quello che si fa in mare. Beh sì, sicuramente sì, è quello che si percepisce più che dalle parole, dall'atteggiamento delle persone che vengono in chiesa, soprattutto in questi ultimi giorni, in modo ininterrotto, non soltanto nei momenti delle celebrazioni. Questo legame con il mare, purtroppo, almeno per quello che riguarda Siderno, comincia a venire meno, perché i pescatori a Siderno non ci sono più, almeno i pescatori professionisti. C'è tanta gente che pesca, però malgrado questo, alcuni momenti delle celebrazioni esplicitamente richiamano questo legame
legame radicale tra questo popolo e il mare. D'altra parte la Marina di Siderno è nata proprio perché cominciavano a crearsi dei piccoli insediamenti commerciali nella seconda metà del XVII secolo, quindi è un legame che non può essere in alcun modo trascurato sotto nessun punto di vista. Cosa è cambiato nella festa di Maria Santissima e Portosalvo negli ultimi anni rispetto al passato? Ma io sono qui soltanto da 3 anni, certamente da quello che ho percepito il momento del Covid è stato un autentico spartiacque, perché noto nelle persone che vengono in chiesa un atteggiamento raccolto, come se si cercasse di più qualcosa che c'è nell'interiorità piuttosto che nelle manifestazioni esterne. E quindi maggiore fede, se possiamo dire. No, la fede la giudica soltanto il Signore, certamente una ricerca più di momenti di approfondimento spirituali, diciamo così, piuttosto che esterni, anche rituali. Questo mi pare di coglierlo, decisamente sì. Senta, noi vediamo la presenza dei fedeli in chiesa, c'è un via vai continuo alle nostre spalle. Sì. Ecco, e vediamo anche, possiamo dire così, la venerazione con cui queste persone si avvicinano alla statua, che poi è un'effigie, ma rappresenta in quel caso la Vergine. Ecco, ordine, educazione, comportamenti corretti, assoluto silenzio, molto rispetto. Esatto, era quello che cercavo di dire. Più che le manifestazioni esterne, i gesti eclatanti che evidenziano una fede che necessariamente richiede anche una forma di esteriorità, ma che molto spesso si limita a quello, invece quello che si nota quest'anno in particolare, ma devo dire anche nei 2 anni precedenti, è proprio questo atteggiamento di chi cerca l'essenziale e non gli aspetti esterni e marginali, perché evidentemente le difficoltà che si incontrano nella vita di tutti i giorni, a tutti i livelli, portano le persone ad andare a cercare ciò che davvero conta e mettere da parte gli aspetti più marginali, appunto. Ecco, noi vediamo anche sui social, quando vengono anche trasmesse le dirette della messa, tantissima partecipazione da fuori, dall'estero, anche fuori Italia. Sì. Ecco, questo è un dato che ci colpisce, perché in questa parrocchia avviene molto di più rispetto alle altre. Mm-hmm. Beh sì, ma perché Siderno, non dimentichiamo, è anche una, non solo la Marina, ma tutto il comune di Siderno è una comunità segnata profondamente dalle migrazioni in particolare verso il Canada, ma anche verso altri paesi europei. E quindi i legami, quello che ho percepito io, i legami profondi tra queste persone che sono all'estero da decenni e questa comunità si sono mantenuti, ed evidentemente i giorni della festa di Portosalvo richiamano in maniera particolare questo legame, e chi può certamente cerca di coltivarlo anche con la presenza fisica, sicuramente sì. La processione a mare, sì. Ecco, una tradizione, sì. Insieme poi alla fede, questa Madonna, sì. Che deve solcare le acque, sì. Abbiamo visto che è un qualcosa che si è aggiunto nel tempo, sì, recentemente. Non era, recentemente, da circa 40 anni mi pare. Sì. 40 anni fa. Ecco, la Chiesa come vede questa navigata in mare, simbolica? Ma è una navigata appunto simbolica che vuole esprimere esternamente, perché l'uomo è un animale simbolico, non si può fare a meno anche del simbolo esteriore, dal segno, come dicevo prima, del collegamento tra questa comunità e il mare, la barca. Quindi è naturale portare la Madonna sulla barca, come se fosse una di famiglia, come una persona appunto che condivide la fatica e le speranze di un'intera comunità. Quindi da questo punto di vista sicuramente ha un valore simbolico di un certo livello, sicuramente. Ecco, Don Bruno, lei farà l'omelia nella messa, diciamo... No, ci sarà il Vescovo. Ci sarà il Vescovo, sì. Però un pensiero che lei vuole... lanciare ai fedeli di Portosalvo, una riflessione legata proprio a quest'anno, legata a, diciamo, a una Vergine che dà anche tanta speranza, sì. Perché quando si prega, chi lo fa prega anche, sì. Con speranza che tante cose cambino, che vengono, avvengano diversamente. Ma sicuramente la fede può essere uno spazio nel quale ci si rimotiva per poter poi manifestare, vivere la propria esistenza negli altri ambiti della vita. E quindi certamente l'invito a far sì che
la manifestazione di fede, la ricerca profonda guidata dalla fede non sia qualcosa che è limitato agli aspetti squisitamente spirituali, ma che si possa poi anche ripercuotere in segni e gesti di speranza nelle altre dimensioni della vita, a partire dalla famiglia, il lavoro, l'impegno sociale e direi anche se qui con qualche velo di non dico di pessimismo ma di realismo, anche alla dimensione politica, che di questi tempi avrebbe davvero bisogno di speranze, di visioni ampie che sembrano mancare. Forse per questo la Chiesa a volte diventa anche un riferimento, mancano gli sì, altri. Sì, sì, mancano gli altri, ma onestamente manchiamo anche noi. Non è che come Chiesa diamo grandissimi orizzonti di speranza. E questo ci richiama però a un ritorno alle origini, a un ritorno alle fonti, anche e soprattutto come comunità cristiana. Perché come comunità cristiana possiamo dare il nostro contributo anche a una ripartenza di questo territorio negli altri ambiti. Anche perché, diciamocelo chiaro, qui ci giochiamo la sopravvivenza. Questo territorio non ha molte speranze di sopravvivenza alla luce dei grandi delle grandi dinamiche di globalizzazione, se non prende coscienza dei suoi valori e delle sue energie e delle sue risorse e non sa valorizzarle in una direzione di crescita. Questo sicuramente sì, e penso soprattutto ai giovani.
quella di noi artisti. Noi ti ringraziamo, nostro buon protettore, per averci dato anche oggi la forza di fare il più bello spettacolo del mondo. Tu che proteggi uomini, animali e baracconi, tu che rendi leoni docili come gli uomini e gli uomini coraggiosi come leoni. Tu che ogni sera presti agli acrobati le ali degli angeli, fa che sulla nostra mensa non venga mai a mancare pane e applausi. Noi ti chiediamo protezione, ma se non fossimo degni, se qualche disgrazia dovesse accaderci, fa che avvenga dopo lo spettacolo. E in ogni caso ricordati di salvare prima le bestie e i bambini. Tu che permetti ai nani e ai giganti di essere ugualmente felici, tu che sei la vera, l'unica rete dei nostri quotidiani esercizi, fa che in nessun momento della nostra vita venga a mancarci un tetto, una pista e un riflettore. Guardaci dalle unghie delle madrelingue, che a quelle delle tigri ci guardiamo noi. Dacci ancora la forza di far ridere tutte le persone, di sopportare serenamente le loro assordanti risate, e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa, io li perdono, un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo e un po' perché hanno pagato il biglietto. Se le mie buffonate servono ad alleviare le loro pene, rendi pure questa mia faccia ancora più ridicola, ma aiutami a portarla con disinvoltura. C'è tanta gente che si diverte a far piangere l'umanità. Noi dobbiamo soffrire per divertirla. Manda se puoi qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere loro. Centinaia. Allora, il significato, oggi una messa dedicata agli artisti è abbinata al Palio del Ciuccio. E gli artisti sono una categoria particolarissima perché attraverso il dono molteplice, multiforme che Dio ha concesso loro, sono degli strumenti privilegiati per aiutare l'umanità intera in ogni epoca ad orientare il cuore o i cuori a Dio. Quindi gli artisti sono una schiera di persone assolutamente necessarie alla storia, necessarie all'umanità, ai cuori. Ecco, assume poi un significato particolare in questo contesto, a Guardavalle, il Palio del Ciuccio, alla presenza anche di tantissimi giovani, ma pure famiglie, che sono qui per partecipare a una manifestazione di spettacolo, ma anche nel rispetto degli animali. Ma certo che assume una valenza particolare. Dal giorno in cui sono arrivato parroco a Guardavalle, 2 anni e mezzo fa, ho notato subito questo contesto naturalistico molto bello. E allora ogni cosa, a cominciare dal creato, aiuta i cuori ad orientarsi a Dio. E ripeto, gli artisti sono collaboratori di Dio e anche dell'umanità, a far sì che i cuori, attraverso la contemplazione del bello, non si impaludino nei meandri della storia,
ma si orientino ai valori dello spirito, ai valori dell'assoluto, dell'eterno. Senta, la benedizione degli animali che valore ha? Gli animali sono anch'essi creature di Dio, sono sempre stati strumenti di ausilio, di aiuto per l'uomo nel lavoro, ma anche strumenti per la gioia del cuore dell'uomo. Pensiamo, che ne so, le paperelle, le caprette, i bambini che giocano nei campi, nelle fattorie. Oggi, se c'è tanta depressione in giro, è anche dovuto al fatto che c'è molto meno contatto con la natura, e specialmente con gli animali. Tant'è vero che tante patologie si curano con l'ausilio degli animali. Se noi ce l'abbiamo, dobbiamo ringraziare tanto il Padre Eterno e anche coloro che ce li mettono a disposizione, in questo caso la famiglia Guido che ci ospita in questo agriturismo. Gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, nel mare abbiamo le profondità, freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa, gente di mare che se ne va.